Buonasera. Buonasera. Allora, entriamo in quest'altro laboratorio. Io non vorrei assolutamente prendere il posto della collega Svenna. Buon pomeriggio, buonasera. Questo laboratorio. Allora, la professoressa e i ragazzi. I ragazzi stanno, adesso vi presenteranno questa esercitazione e Federica vi parlerà di quello che andremo a. Federica, dove sei? Fammi sentire, che cosa fate in questo laboratorio? Avvicinati e ci fai capire, ci avviciniamo. Ci avviciniamo noi, che cosa fanno i computer? Per rappresentare le immagini hanno bisogno di costruire una griglia e poi successivamente di colorare i quadretti. Ogni quadretto viene chiamato pixel. Più i pixel sono piccoli, più l'immagine che noi andremo a rappresentare sarà precisa e definita. Noi chiamiamo pixel art l'arte che definisce la struttura a quadretti e ne fa un espediente artistico. Questa attività è un'attività di coding debugging. Oh, ma fatemi capire bene, praticamente che cosa succede? Allora, noi, come potete vedere, qui abbiamo rappresentato appunto la griglia. Come una carta millimetrata, praticamente. Sì, abbiamo fatto la griglia e qui abbiamo i nostri quadretti. Ogni quadretto, come abbiamo detto, viene chiamato pixel. Noi aggiungeremo man mano, con i comandi di Antonino, quadretti, i pixel e man mano... deve venire fuori questa immagine. Scelta poi da ragazzi dopo una serie di studi. Ma è divertente fare tutto questo? Vi costa fatica? No, è divertente. Allora, però la domanda che noi ci facciamo è quella che come facciamo ad imporre al nostro compagno oppure alla macchina di scrivere questi codici? Cominciamo numerando o nominando con lettere le varie righe dell'immagine. Successivamente scriviamo in varie parte quanti e quali quadretti colorare e di che colore. È un lavoro complicato? No, è un lavoro che bisogna sul quale bisogna riflettere. È un lavoro di questo è quant'altro. Definita la griglia scegliamo un punto di partenza. Solitamente si parte in alto a sinistra e poi definiamo un ordine, esattamente da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso. E quanto tempo ci vuole per fare, per esempio, questo disegno di questo bel pappagallo che avete qua? Tra la preparazione e la messa nel computer, ma insomma, siete davvero bravi. A noi è questo quello che interessa, cioè oltre alla scuola del sapere, anche quella del fare, essere, del saper fare, soprattutto del saper essere in situazione, cioè con delle conoscenze spendibili nella vita quotidiana, anche la capacità di risolvere i problemi nella vita di tutti i giorni.